Vuoi farla impennarla? Va bene, fallo pure. Ma se si graffia? Dopo so cavoli tuoi. Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod Pitara Gangster. Oggi si continua a vendere le auto che in questi mesi abbiamo sia rubato che rubato, e questa è una di quelle. Dodge Charger RT del 1970, bellissimo ovviamente, ma non diciamo l'attoretto, perché lui lo sapete, impazzisce per questa macchina qui. Ma non gliela do, perché questa devo venderla. Comunque vi farò pure vedere il camion diverso, perché ho preso un camion particolare e insieme a lui comunque la bisarca, quel carrello che servirà a caricare le auto. Tutto completamente nuovo, bellissimo, e diciamo che ora veramente ne vale la pena consegnare le auto. Stamattina con noi c'è CJ, è massimo uno o due giorni e si arriva a Caio Perico, quindi il tempo di fare questo servizio e ci si prepara per il viaggio. Dai, sali CJ, andiamo. Vediamo gli interni. Perfetto. Comunque non so i modelli, devo capire un attimo che modelli sono, ma penso che comunque sono tutte macchine costose sicuramente, però io ho subito detto: oh, non vendiamo le auto rare, che quelle lì non le voglio vendere, quelle là me le voglio tenere. Quindi penso che venderemo, che ne so, BMW M4, qualche Lamborghini che ho come doppione, quindi queste macchine qua. Oh ragazzi, questa macchina va veramente forte, ha solamente 4 marce come vedete, ed è adatta a fare le gare clandestine, però non mi va di usarla, sinceramente preferisco venderla. Sono comunque soldi, quindi di auto da portare nelle gare illegali ne abbiamo tantissime, quindi perché proprio questa? Che freni schifosi! Non la voglio più, non la voglio più. Solamente perché non frena non la voglio più. Fa schifo. Cioè sì, è veloce, però i freni sono vecchissimi. Siamo quasi arrivati. Guarda, non frena. Ti sposti, please. Ok, da lontano si vede la bisarca, verde lime, poi per farvi capire fin quanto ci siamo spinti. Allora, mettiamo la macchina qui. Ed eccolo qua ragazzi, quindi non abbiamo più lo Scania, ma abbiamo un Howler, comunque un Howler abbastanza particolare, comunque un po' rivisto, un po' customizzato. E poi vedete, abbiamo questa bisarca molto molto particolare, perché comunque le auto saranno messe in un modo diverso, quindi vedete, una così verso il basso, una così verso l'alto, una sopra dritta, quindi molto molto diverso. E soprattutto pure lì, vedete, pure lì possiamo mettere un'auto, quindi molto molto bello. Andiamo avanti come è fatto. Eh sì, dai, sfizioso, carino. No, ma non è, ma... Ah, beh... Vabbè, sì, vabbè, questo qua è un camion americano, va bene. Io l'ho chiamato Howler, però chi li conosce, mostri camion americani. Però guardate, diciamo, ti ci puoi specchiare. Vedete, lì si vede proprio quello che c'è dietro di noi. Fantastico. Allora, vediamo un attimo le auto che dobbiamo vendere. Allora, abbiamo detto la Dodge. Ah, ok. Mercedes S63. Va bene. Ah, la macchina di Ciccio Gamer, se non sbaglio. La Honda Civic Type R. Sì, questa qua è la macchina di Ciccio Gamer. Poi Lamborghini Centenario. Vabbè, queste qua ragazzi, quanti ne abbiamo trovate, quanti ne abbiamo rubati di Lamborghini Centenario. Oramai per noi è diventata un'auto così comune. Poi qua abbiamo una BMW M4, pure questa l'abbiamo trovata un sacco di volte. Audi A8. E quindi queste ragazzi, sì dai, si possono vendere. Audi A8,
Comunque non è nuovissima questa, però bella. BMW M4, Lamborghini Centenario, Type R che non ce la posso fare, mi ricorda Ciccio Gamer perché ho visto qualche video suo ed è potente questa, è potente. E poi la Mercedes S63. Ok, dai, iniziamo subito, prendiamo le auto, ci facciamo il giro lungo, almeno così ce le godiamo un po', vediamo un po' come vanno, senza che faccio questo giro breve e le carico direttamente. Dai, sali CJ, andiamo. Auto di Ciccio Gamer, vediamo come va. È bella ragazzi, bella. Honda Civic Type R. Non mi dispiace questo giallo, eh. Forse è il colore che ci azzecca di più per questa macchina. O giallo, anche nero. Anche nero, dai. No, 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 si muove bene, si muove bene. Bravo Ciccio Gamer, dai. Comunque inizia a caricare e vediamo un po' come diventa questo camion. La possiamo caricare direttamente sopra. Ed è molto bello perché comunque tu quando guidi vedi un'auto caricata sopra e è bello comunque. Secondo me è bello piuttosto di vederle sempre tutte quante dietro sulla bisarca. Invece qua abbiamo proprio il posto sopra. Quindi vai, andiamo avanti, vieni CJ. E prendiamo, vediamo un po'. La Mercedes, vai, la Mercedes. Con questa non mi aspetto comunque di rumori strani, scoppiettii, perché comunque è un'auto elegante questa. Bellissima, sempre belle. Le Mercedes sono tutte belle. E diciamo che la postazione del camion è completa, come vedete. Bello, mi piace veramente assai il fatto che, ve lo ripeto, possiamo mettere queste due macchine sopra. Forse qua no, qua no, 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 qua è proprio per l'uso, diciamo, di carico, scarico. No, dove vai, Franklin? Volevo vedere una cosa, però non penso che funziona, eh. No, infatti, non mi fa salire. Però va bene così, queste due vanno bene qua e le prossime le metteremo su questo qui. Andiamo, CJ. Sali, CJ, dai, mettili dove vuoi tu. Carinissima, molto molto elegante. E poi ripeto, pure questa qua è un po' vecchiotta, ma ragazzi, modernissima ancora oggi, eh. Ancora oggi modernissima. Drift. No, non voglio dist... Vabbè, dai. Se posso lo faccio, però ho paura di cadere in acqua. Meglio di no. A posto, e questa qua ragazzi la mettiamo giù, dai. E vedete, è pure messa molto molto bene. Devo vedere, perché comunque anche per me è una cosa nuovissima questa. Sì, dai, è caricata abbastanza bene, ci sta. Quindi passiamo alle altre. Tu cosa hai pensato di fare? Ti sposti? Io ti investo, se fai qualcosa. Allora? Ok ragazzi, vediamoci gli interni di questa, veramente ben fatta. E bella, 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 niente da dire. Stai comodo, CJ. Vediamo avanti. Cattivissimo, ovviamente, con questi fari allo xeno potenti. Ho paura. No, 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 non lo voglio fare, non lo voglio fare. Ok, e questa qua la mettiamo sopra. Vediamoci sempre come si vede. Ma sì, perfettissimo, perfettissimo.
Adesso ci manca la centenario, se non sbaglio, e basta. Ah, e la Dodge. Ok. No, vabbè, dai, per ultima la Lamborghini. Abbiamo fatto così, quindi per ultima. Questa qua l'abbiamo già provata, quindi inutile che ci facciamo il giro. Ehi, Stanley, CJ! E CJ! Vuoi farla impennarla? Va bene, fallo pure. Ma se si graffia? Dopo so cavoli tuoi. E cammino. Che si è graffiata, ragazzi, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare la prova, che vogliono. Vai, mettiamo sopra. Perfetto, ragazzi, anche la Dodge è caricata. Tutto secondo i piani. Vediamo un attimo se c'è spazio tra la Dodge e la BMW. Sì, perfetto. Quindi Lamborghini. La possiamo mettere pure qua? Dai, qua per fare bella figura la mettiamo proprio qua sopra. Scappa, fai bene a scappare. Vabbè, dai, l'abbiamo fatto qui. Abbiamo caricato tutto, è tutto a posto, come vedete, tutto sistemato nei minimi dettagli. E la Lamborghini comunque l'abbiamo messa lì, diciamo proprio a pelo, perché comunque guardate quanto è lunga la Centenario e ci va proprio a pelo sopra, diciamo sopra quella piattaforma. Comunque fa la sua sporca figura, come vedete. Perfetto, adesso non ci resta che consegnare e andiamo nella zona dei Vagos, perché diciamo lì è il punto di incontro. Non è che venderemo proprio ai Vagos, però è il punto di incontro quello. A posto. Cioè, questi qua in America veramente guidano un camion così. Cioè, c'è mille strumenti. Uno che non ci capisce niente. Cosa serve? Vabbè, questi pulsanti qua sicuramente serviranno per abbassare, alzare le rampe, abbassare direttamente le sospensioni del camion. Ma tutti questi? Pazzesco. Ciao. È lunghissimo, ragazzi. Non ci va neanche nella visuale. E vabbè, facciamo un attimo questa manovra così in prima persona. Perché, ma ce la faccio? Ma sì, dai, siamo dei camionisti esperti. E qua invece? Ah, vabbè, ma tranquillo, vai. Ok. No, non ti ribaltare, oh mio Dio. Si stava ribaltando, ragazzi. Se si ribalta lì è finita, eh. Dobbiamo buttare tutto. Che poi c'ha tantissima potenza questo, eh. Questo camion c'ha tantissima potenza. E sicuramente è più forte dello Scania questo qui, eh. Perché, diciamo, per caricare tutte queste macchine, poi anche la bisarca che è pesante, ce ne vuole tanto, eh. Ci vuole tanta potenza, tanti cavalli. Andiamo lenti, però comunque sta trasportando un sacco di chili, quindi va bene così. Vabbè, oh, però i 120 se li fa. Poi ti voglio a frenare qui. Dai, che dovete fare? Io devo scendere? Mi sa proprio di sì. Non lo so, aspettate. No, devo andare avanti. Ok. Maledetto. Cioè, ragazzi, ci ha torto l'autobus. Cioè, vedi che io sto transitando con questo coso lunghissimo. Che fai? Vuoi pure superare? Aspetta che passo. Qua è un casino.
Oh, però ragazzi, dai, ci stiamo riuscendo, eh. Tutto sommato sta andando molto bene, non mi posso lamentare. Perfetto, noi siamo arrivati, ragazzi, dobbiamo girare qua a sinistra. Cioè, in pratica dobbiamo andare dove facciamo le gare clandestine di solito, ok? Da quelle parti lì. Mamma mia, guarda qua. Ok, perfetto ragazzi, adesso vi faccio sempre vedere il video di grande RP e poi vabbè, comunque siamo arrivati, quindi è anche per questo. Ci manca pochissimo e ci prendiamo i soldoni di queste macchine rubate e trovate nei diversi garage, che poi continueremo, nell'anno nuovo continueremo sicuramente. Sono qui a presentarvi come sempre Grande RP, il server roleplay dove gioco tuttora ragazzi e vi invito a giocare con me appunto perché siamo sempre in fase di nuove famiglie, nuove gang, nuove attività. Si può essere chiunque in gioco, è possibile fare lavori normali come elettricista, taglialegna, tassista, autista, corriere, petroliere, tantissimi lavori. Il punto forte di questo server è la creazione della famiglia, dove è possibile stare tutti insieme in una famiglia e fare tanti eventi, rapinare le banche, rapinare i market, catturare la fonderia, conquistare territori, attaccare le altre famiglie ovviamente e tante altre novità. È possibile anche fare parte di una gang presente in gioco come i Families, i Vagos, i Marabunta, tutte le gang che conosciamo. Giustamente chi sbaglia paga, quindi se la polizia vi becca finirete in prigione. La prigione è bellissima, è possibile fare i lavori forzati, ovviamente anche la palestra, c'è la polizia, è possibile fare le risse, è possibile evadere, è possibile finire anche in isolamento. In poche parole si crea proprio l'impero criminale, ragazzi, si compra di tutto qua dentro, quindi se si sanno fare i soldi, comunque vedete, è possibile fare anche le gare clandestine. Un altro punto a favore è sicuramente la vastità di veicoli moddati presenti nel gioco: Ferrari, Lamborghini, Porsche, di tutto e di più, ragazzi. È veramente un bel server e io infatti ci sto giocando, lo sapete. Il primo link in descrizione serve per registrarvi, me lo dite, mi dite come vi chiamate, ci incontriamo in gioco e vediamo cosa fare, perché io sono sempre quello che vuole fare le cose da gangster, vuole fare i soldi facili, ok? Quindi ragazzi, registratevi e si gioca tutti insieme. Ah, ok, ce l'ho fatta a girare, eh. Pensavo di prendermi tutte le macchine con me, ma non è stato così. Ok, siamo arrivati, siamo arrivati. Ok, vediamo un attimo dove stanno questi. Ah, ok, eccoli qua, eccoli qua. Ok, tutto a posto. Le macchine stanno lì. Allora, siamo rimasti che mi date 1.000.000 ora e i restanti dei soldi dopo, che comunque fate tutti i controlli, vi vedete le condizioni delle auto, tutte quelle cose lì, e poi mi date i restanti dei soldi. Mi raccomando, quando scaricate le macchine, quando avete fatto tutto, riportate il camion e la bisarca a Grove Street, la portate lì, ok? Va bene, dai. Perfetto ragazzi, ecco qua, siamo stati pagati.
E a posto così, quindi ce ne andiamo e poi comunque si fanno tutti i controlli, vedono che comunque non l'abbiamo fregati, tutte quelle robe lì e ci daranno altri soldi. Perché giustamente solo la Lamborghini sapete quanto vale, no? 1 milione è giusto comunque l'anticipo, una garanzia, no? Però abbiamo fatto un ottimo lavoro, veramente uno spettacolo come state vedendo, veramente fighissimo. Comunque ragazzi, direi che con questo è tutto e noi ci possiamo sentire al prossimo episodio. Bella ragazzi, ciao a tutti.